Sport, beneficenza e non solo. Cardio Padel, chi salva una vita salva il mondo intero. È il maxi torneo di padel in programma oggi nei campi del porto turistico Marina di Pescara, gestiti dall'ASD Padel Mania. Parteciperanno i grandi nomi del calcio, da Totti a Bieri, da Shevchenko a Toni e poi ancora Candelà, Panucci, Matri, Nicola Amoruso e tantissimi altri. Ma le finalità che hanno ispirato l'idea sono interamente benefiche. Un appuntamento promosso dalla clinica Pierangeli, dalla SD Padelmania e dal comune di Pescara. Il costo del biglietto è di 10 euro. L'incasso servirà per acquistare 20 defibrillatori semiautomatici da donare a Pescara. Il deus ex machina dell'evento, Stefano Guarracini, primario di cardiologia della clinica Pierangeli, e l'assessore Alfredo Cremonese. Dottor Guarracini, intanto sottolineiamo il fine che è assolutamente nobile. Sì, oggi facciamo questa bellissima manifestazione unendo l'utile al dilettevole, parte scientifica, cardiologica, altissimo livello, con i più grandi cardiologi e cardiochirurghi italiani che ci sono venuti a trovare a Pescara, poi seguiranno i calciatori e il fine è quello di cardioproteggere Pescara. Riusciamo ad acquistare 20 defibrillatori da mettere in giro per la città di Pescara, che è un risultato eccellente. Il progetto è molto più ampio, si cerca di realizzare una città molto sicura sotto questo punto di vista, soprattutto con i dati che sono emersi, diciamo, da questo convegno cardiologico che si sta svolgendo in questo momento. Quindi siamo particolarmente orgogliosi di essere coorganizzatori di questo evento. Dicevamo, non solo sport e beneficenza, questa mattina infatti sempre al porto turistico si è svolto un congresso con i più grandi luminari della cardiologia, tra cui Pappone, La Manna e Mazzone, sulla morte cardiaca improvvisa. Si può prevenire, ecco, intanto. Allora, si può prevenire perché sicuramente i controlli aiutano, però c'è ancora una parte oscura, quindi si può prevenire al 90-95% con tutti i mezzi che oggi la cardiologia moderna ha. Quindi per questo è importante il defibrillatore, cioè l'intervenire sull'acuzie. E basta pensare a un dato, che se un soggetto cade a terra e sta avendo un problema cardiologico, che è quello che dà la morte cardiaca improvvisa, ovvero la fibrillazione ventricolare, e c'è un defibrillatore a portata di mano, abbiamo il 90-95% di possibilità di salvare la vita a quella persona. Naturalmente, dottor Guarracini, sarà fondamentale lo step successivo, la formazione. Assolutamente sì. Formare una persona ad usare un defibrillatore semiautomatico presenta un corso di 6-8 ore. Quindi noi della Clinica Pierangeli, della Sinergo, ci impegneremo ad andare in giro per i quartieri e delle parrocchie di Pescara per insegnare a tutta la popolazione e fare un esercito di soccorritori. Intanto i cardiologi stanno già giocando. Sì, perché hanno sposato la causa e giocheranno prima i calciatori, e poi ci sarà un'esibizione tra i vincitori e i cardiologi e i vincitori e i calciatori, che devo dire, tramite Daniele Sebastiani e Gigi Di Biagio, si sono messi a disposizione in maniera gratuita, e quindi è un gesto molto nobile che hanno fatto per la nostra città e devo ringraziarli in maniera particolare. Si cimenterà anche Stefano Guarracini? Ci provo con tutti i macelli che ci sono. Sono un discreto giocatore, proverò a farlo.